Marco Carparelli, anche oggi la vittoria del Soccer Borghetto porta la tua firma. Un rigore all'ultimo importante per questa squadra perché dopo un primo tempo un po' così, portare a casa i 3 punti vuol dire tanto. Vuol dire molto più che altro, perché si è riusciti a non mollare, a reagire. Abbiamo fatto un primo tempo che era al di sotto delle nostre potenzialità, e non era da noi, loro sono stati bravi, una buona squadra, però il secondo tempo si è riusciti a raggiungere e ribaltarla. E questa qui è la cosa più importante, perché abbiamo fatto vedere che il Socere ha un cuore, è un Socere che non molla mai, quello che ci ha insegnato il mister e la società. Ci sono rabbia e lucidità in questa squadra. Sono armi da affinare, da riuscire un po' a combinare. Poi dove può arrivare questo Socer Borghetto? Ma guarda, ripeto, noi è dal 2 di agosto che ci alleniamo, è normale che siamo un po' nervosi, ci sono degli alti e dei bassi, è normale, abbiamo ancora la preparazione sulle gambe, non siamo brillantissimi. L'importante, ripeto, è che il Socer abbia tirato fuori gli attributi per quanto riguarda per raggiungere una partita che tanti pensavano che magari non riuscivamo a riprenderla. Ecco, l'abbiamo ribaltata, l'abbiamo vinta. Il Socer può arrivare, dipende solo da noi, partita dopo partita, affrontare come se fosse una finale qualsiasi partita. Poi pian piano, mattoncino con su mattoncino, vedremo dove possiamo arrivare. Prossimo passo si chiama Veloce, mercoledì. È un obiettivo passare il turno di Coppa Italia, può esserlo? Certo, può esserlo, perché fa anche morale, ecco. Fa morale, fa condizione, fa tanto. Andiamo là mercoledì a giocarcela e sappiamo che non è facile, però ci proviamo.